Siamo nel cuore della frana che ha colpito con inaudita violenza nel primo pomeriggio di sabato la zona di Forino. Ecco, vedete con le immagini abbiamo ripreso l'origine che è sulla statale che porta da Forino a 15, la popolare Santa Cristina, arteria molto trafficata. Si possono vedere i danni subiti da quella villetta, quella struttura che tra l'altro è un'azienda agricola, la Di Maio Group. Abbiamo sentito e tra poco lo faremo ascoltare anche il titolare Vincenzo Di Maio, che ha parlato di miracolo. Solo per miracolo non è morto qualcuno travolto da questo fiume di fango e detriti, perché la frana ha portato giù, come vedete, grossi massi, anche arbusti come quello che sono stati sradicati come dei fuscelli. Ebbene, la frana si è abbattuta e si è schiantata contro la sede di questa azienda agricola, vedete i danni subiti, portando via tutto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, i danni sono davvero ingenti, gli animali sono stati portati in salvo. E mi diceva Vincenzo Di Maio, è stato un miracolo, perché quel giorno dovevamo pranzare tutti quanti insieme in questa struttura. Fortunatamente il papà di Vincenzo ha visto il movimento della frana, ha visto lo smottamento all'inizio e si è messo in salvo, dando poi l'allarme. Ma sentiamo Vincenzo Di Maio. Solo per miracolo non c'è scappato il morto. No, ma sicuramente non è successo il morto, perché non so per quale motivo non si è trovato a passare qualcuno. Però il vero dramma sta nel mettere in sicurezza mo il costone della montagna, perché qua il pericolo ormai ad ogni pioggia poi si tremerà, ma tremerà tutto il paese, perché oggi si è tolto sto costone, domani si può spostare a destra, a sinistra. Io spero che prima di aprire la strada, anzi, perché qua sono bloccate due statali, prima di aprire le statali bisogna mettere in sicurezza il costone e tutto, perché ormai... Anche perché voi avete un'azienda agricola qua. Sì, sì, sì. C'è proprio quella struttura che è stata, che è stata travolta dal fiume. Sì, sì, travolta. Ma qua sono migliaia di metri cubi di detriti, attenzione. Anche perché se qualcuno pensa che la montagna non era in un buono stato, anzi era gestita in modo esemplare, perché c'erano i boschi, come vedete sulla parte, ed erano anche dei boschi tagliati da poco, quindi con una forza ulteriore, perché quando il ceto è tagliato da poco c'ha delle forze, non c'era peso eccessivo, il peso poi c'era in un castagnito più a valle di almeno 70-80 anni ed ha travolto tutto. È stato spazzato via. Quel giorno stavate qua quando... No, fortunatamente mio padre si è trovato a venire mio padre proprio nel momento in cui stava scendendo. Fortunatamente non stavamo... Perché di solito pranzavamo qua e fortunatamente non ci trovavamo qua. Ma fortunatamente non si è trovato a passare nessuno, perché poteva essere una tragedia. Guarda, origine della frana è sopra la strada statale a Santa Cristina, dove il parapetto è venuto giù. No, in pratica, perché non avendo pulito per bene, poi naturalmente essiccati due l'acqua invece di scendere sul lato sinistro, che era poi quello che girava e andava a finire nelle dovute cadute, invece scendeva dietro. Naturalmente poi è successo che ha imbottito, l'acqua è stata in modo impressionante, è caduto tutto.